Mismatch tra domanda e offerta di lavoro sempre più ampio nelle imprese italiane. A luglio introvabile il 47% dei profili ricercati. Saldo positivo per le nuove aziende. Sono 28.000 in più. Condizione meteo estreme sull'Italia, spaccata in due. Al sud e sulle isole temperature record tra i 40 e i 48 gradi. Al nord temporali e bombe d'acqua. Rischio supercelle con violente grandinate. Grecia devastata da violenti incendi, a Rodi evacuate circa 20.000 persone, con le fiamme che riprendono vigore per il vento. Brucia anche Corfù, in 3.000 in fuga. Elezioni in Spagna, vince il Partito Popolare, ma la destra non ha la maggioranza assoluta. La formazione di Vox dimezza i seggi, resistono i socialisti di Sanchez. Secondo accordo tra Stellantis e Samsung per una nuova gigafactory di batterie negli USA. Lo stabilimento sarà attivo dal 2027.